Eccoci giunti ad un'altra puntata di domanda. Oggi sono con Massimiliano Mari, docente di storia dell'arte e architetto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Edoardo, molto Grazie, è un piacere piacere mio. Come stai e come stai vivendo questa situazione? Ah, insomma, è una situazione che ha sicuramente dato la parola ad una parte della nostra esistenza che sicuramente non pensavamo di gestire in una circostanza di questo tipo. Penso tutti, condiviso momenti di stupore, a momenti di sconforto, a momenti di gioia, a momenti anche di routine, però sicuramente ancora dobbiamo convivere, quindi cercheremo di fare il meglio che posso, meglio possibile. Cercheremo di continuare a vedere, come si suol dire, il lato positivo, in quanto alimentiamo col nostro comportamento la speranza, così ci dicono e così facciamo. Esattamente. In questo periodo come riesci a coniugare il lavoro di architetto e di docente? Non è molto difficile considerando che allora, la scuola, come tu ben sai, perché sei un protagonista della didattica a distanza, è un certo qual concepita secondo una logica di mobilità pressoché inesistente, cioè non ci muoviamo, rimaniamo a casa e in un certo qual modo i tempi morti della trasferta vengono assorbiti bene, tant'è che con mio straordinario stupore, parlando anche con i miei studenti, tutti abbiamo fatto un lavoro oltre le nostre aspettative, senza ovviamente scivolare nella vanità e nell'autocelebrazione, però il lavoro ha dato anche delle soddisfazioni. Devo dire che la vostra intelligenza digitale, se possiamo definirla così, funziona, nel senso che siete una generazione che da questo punto di vista siete ben predisposti e che preferisco ovviamente la scuola come la penso la intendiamo tutti, come un luogo, comunque una comunità sociale, prima ancora che uno scambio di informazioni. Quindi, viva la scuola, viva il luogo dell'apprendimento. La didattica a distanza può essere un ausilio, ma non deve sostituire la scuola intesa come baluardo, secondo me, Esattamente. formazione dell'uomo e della donna. Mentre come Esattamente perché architetto, non ho un problema. Dimmi, prego. no, dicevo perché non si può sostituire tutto quello che ci regala una scuola, le emozioni, gli stress prima delle verifiche, è una cosa insostituibile. Sì, assolutamente. Quindi penso che la scuola manchi a tutti, anche a coloro che ne hanno sempre parlato, tra virgolette, con un sano e sincero disprezzo da adolescente. Sì. Penso che manchi a tutti. Comunque, insomma, siamo fiduciosi, ora vediamo a settembre come andrà a finire. Insomma, ci sono scenari abbastanza ancora aleatori, vedremo se saranno meglio definiti. Siamo in attesa, caro Edoardo, Esattamente. come studenti, noi come docenti. Mentre come architetto, come chiedevi tu, io ho continuato a fare la mia attività, nel rispetto ovviamente degli al lavoro di docente, sia al lavoro di libero professionista, ho lavorato sulla progettazione, perché è l'unica cosa che potevo fare, non potevo recarmi nei i cantieri erano off limits, adesso i cantieri sono ripartiti e partiremo anche con questa assistenza. Tu devi sapere che architetto è un mestiere a cavallo tra arte e cui c'è l'aspetto, come dire, della costruzione progettuale, ma poi c'è l'aspetto della costruzione materiale, della costruzione Esatto. materiale di momenti di tecnologia, di sovrapposizioni di manodopera, di responsabilità, e di soglie di competenza. E quindi è un po' una giungla, io dico sempre, bisogna sapersi muovere con molta, come dire, prudenza. Ecco. Ok. Cosa ne pensa dell'annullamento della Biennale di Architettura di Venezia?
Beh, allora, la Biennale dell'Architettura di Venezia, sebbene sia in un contesto molto, come dire, favorevole anche alla visitabilità, diciamo, eccetera, però non ci sono le condizioni ancora per una Biennale che è fatta non solo di opere d'arte, come tu puoi penso immaginare, ma è fatta anche di allestimenti particolari. Ovviamente la garanzia e la certezza della sicurezza. E quindi penso che si potrebbe ovviare quindi con una biennale magari fatta di contributi video, allestimenti fatti negli studi professionali e poi virtualizzarli in un'ottica di come dire, appuntamento futuro. Penso che si potrebbe ovviare a questo annullamento, ecco, francamente. Ok. E come, secondo lei, come bisogna organizzare gli spazi nelle case a fronte dello smart working e della didattica a distanza? Questa è una bellissima domanda, complimenti Edoardo. Questa è una domanda molto pertinente, molto attuale, per fortuna o per fortuna per chi, parlo per me, ha sempre avuto un'idea che la progettazione di un'abitazione, di uno spazio domestico, deve sempre tutelare la flessibilità e per sfortuna perché questo tema purtroppo si rende attuale in una situazione emergenziale così importante. Ti faccio un esempio molto pratico. Tu quando entri in una casa, entri sempre con l'idea che entri nella tua vita, entri negli atti, Sì, certo. entri nella tua intimità, entri nella tua stanza, entri nelle tue, come dire, nei tuoi perimetri emotivi, no? Le tue certezze emotive sono, diciamo, in questa fase della tua vita, perché sei un adolescente, circoscritte nella tua camera, suppongo, no? È là che vive una parte della tua vita domestica. Poi c'è questa grande piazza che è il soggiorno, questa grande gorà che è il soggiorno, è la cucina dove idealmente si dovrebbe parlare anche con i genitori quando magari siete un po' più loquaci del solito, ma a questa età siete abbastanza strani, ma fa parte del gioco. Però io ti dico una cosa semplice, che la casa oggi più che mai deve dimostrare quelle potenzialità che dovrebbe avere, una sorta di on-off. La casa è uno spazio. È un grande involucro, no? Tu immagini un grande involucro nel cui interno succedono tutta una serie di cose. Si amplificano le emozioni, si amplificano le fatiche, le gioie, le sofferenze, le difficoltà, le frustrazioni. Per cui è un contenitore emotivo potentissimo. Al netto di questo, se si aggiunge attualmente quello che si sta, come dire, preannunciando come ipotetica logica di far sì che la casa possa diventare, oltre che uno spazio di residenza, anche uno spazio produttivo, mi viene da dire, scusa, mi è caduta la penna, mi viene da dire che la casa deve essere progettata a soglie, cioè dove dobbiamo pensare che la casa non ha più una sola funzione di domesticità, di residenza assoluta, ma si debba esporre una situazione tale per cui possa trasformarsi all'occorrenza, no? L'hai visto in questi giorni, avrei visto un Sì, sacco di camere certo. delle tue compagne, avrei visto un sacco di librerie, dei virologi del caso di turno, avrei visto, insomma, siamo entrati nelle case di tutti. Però cosa vuol dire che siamo entrati nelle tutti? Siamo entrati proprio nelle case, non siamo entrati nelle case che sono predisposte per essere, come dire, aggredite da un'attenzione mediatica di questo tipo, cioè case flessibili. Quindi c'è chi si è inventato un quadro, una libreria come sfondo, c'è chi ha dato spazio ad angoli di disimpegno. Quindi cosa vuol dire? Che la casa deve, secondo me, raggiungere un compromesso, cioè di binomio spazio produttivo e residenza. Questo cosa che tu, che sei un giovane, che un giorno sarai un professionista, non so, farai giornalista, farai quello che ti piacerà fare, me lo auguro di tutto cuore, dovrai pensare a una casa vivibile,
A meno che tu non avrai tanti di quei soldi che potrai vivere in una casa di 200 metri quadrati, dove ovviamente la casa Tellier, non so, per Corbusier, per dire, che progettava, ha progettato la casa Tellier, logico che ogni ambiente ha una sua funzione. In questo caso non è possibile. Parliamo delle case medie, case da 80 metri quadrati come la tua, come la mia, cioè di case, tra virgolette, delle persone comuni che non hanno tutti Sì, questi, che certo. hanno queste opportunità economiche, no? Che non hanno questi privilegi. E anche perché avere una casa grande vuol dire potersela permettere, non è una cosa così scontata. Allora bisogna pensare che le case siano molto flessibili. Questa cultura della casa flessibile arriva da lontano, arriva dal Giappone, dove le case sentono un rumore. Oh, No, niente. ok, posso andare avanti. Ok. E quindi le case devono essere, come ti dicevo, flessibili. Una premessa storica. Ci sono state sempre case lavoro nella storia, no? Tu, se avrai fatto bene storia dell'arte romana, avrai studiato le case pompeiane, mi auguro. Sì. Sicuramente le studiate. Avrai studiato le case nel Medioevo, che era casa bottega, no? Cioè buona parte del Medioevo italiano è fatto da case bottega, come si suol dire. Poi ci sono le case lavoro che sono state concepite in Inghilterra, ma poi ci sono le case atelier, come ti dicevo, le Corbusier, anche le case palladiane, che erano case, diciamo, case azienda, no? Però anche nella cultura contemporanea ci sono delle case, cioè ci sono architetti famosi, contemporanei, che hanno un'idea di casa, casa, azienda, casa, come dire, lavoro, casa, ufficio, no? Estremamente, estremamente chiuse. Non so, penso a Yamamoto a Tokyo, che ha fatto un intervento di residenze popolari di taglio molto piccolo, dove una serie di pannelli scorrevoli trasformano quasi per incanto un soggiorno in un ufficio, un ufficio in un soggiorno, una camera in un ufficio, una camera in un soggiorno e ufficio, a seconda di quelle che sono le esigenze. Per cui, contrariamente a quello che si pensa, ci sono le possibilità, bisogna solo applicarle, bisogna lavorare con l'intento, perché la casa è fatta di soglie. E bisogna dare la possibilità a queste soglie di poter funzionare. Quindi, al netto di quello che si sta dicendo adesso, che ogni casa deve avere un ambiente asettico per le scarpe, per le Sì, mascherine, per esatto. gli abiti, eccetera. Ti sarai documentato. Le case, al netto di questo servizio, o con l'ossigeno, eccetera, al netto di questo aspetto, devono avere proprio gli spazi pensati ad una flessibilità. Spero di essere Ok. stato chiaro, Edoardo. Sì, certo. Adesso guardiamo un po' al futuro. Cosa ne pensa della bioedilizia e dell'uso di energie green? Ma non so se è futuro, è già presente. Tu considera che in Italia da più di 10 anni abbiamo casi di abitazione ad emissione zero, ce ne sono anche qua in Brianza. Tra l'altro, allora feci anche un articolo su una rivista specializzata di un caro mio amico che ha progettato e ha realizzato casa a emissione zero, cioè che si riscalda con niente, per cui in pratica non emette CO2, ha pannelli fotovoltaici e con le... Penso che per futuro si intenda la casa a emissioni zero per tutti, questo è il futuro, che non deve essere utopia, ma è una necessità, perché casa è purtroppo è un contenitore attivo di emissioni di CO2. C'è niente da Esatto, fare. Quindi ti esatto. faccio un esempio: una casa che disperde. Esatto. Ah, dimmi. Ti faccio un No, no, no. esempio pratico di casa che disperde, cioè una casa disperde è un bicchiere con tanti buchi dove tu butti la risorsa, l'energia, e questa acqua esce dai buchi. Quindi è una casa Ok. estremamente energivora che disperde l'energia che sostanzialmente serve per alimentarla. Se invece di avere questi buchi hai un involucro ben sigillato,
la casa non disperde l'energia necessaria perché funzioni, dal raffrescamento al riscaldamento alla deumidificazione. Quindi è importante che abbia una sorta di vestito traspirante, che non crea umidità, ma non crea neanche dispersione. Ok. E come pensa che cambierà il mondo dell'architettura nei prossimi anni? Ma io penso che il mondo dell'architettura dei prossimi anni sarà, dice il grande maestro Renzo Piano, sarà l'architettura del rammendo, cioè bisogna rimettere mani alle periferie, mantenere ciò che c'è, efficientarlo, quindi edifici che devono essere resi più sostenibili dal punto di vista del sostegno energetico, ciò che inquinino meno sostanzialmente. Non bisogna assolutamente sottrarre terreno all'agricoltura, ai parchi, al verde, e bisogna al massimo, se proprio per esempio un committente mi dovesse chiedere costa di più demolire, ricostruire o sostanzialmente ristrutturare quello che c'è, si valuta, ma si va a prendere altro terreno. Per come dire, costruire una casa. Si demolisce e si ricostruisce, come del resto si fa in tante parti del mondo. Gli Stati Uniti, per esempio, tendenzialmente così. Addirittura in Giappone ci sono delle situazioni in cui non solo si costruisce, si demolisce e costruisce, ma si demolisce e si ricostruisce proprio per non perdere le tecniche costruttive di una volta. Per cui per rimandare le generazioni alle generazioni nuove, tecniche costruttive di una volta che funzionavano bene, si demolisce proprio come pratica di disciplina, pratica quasi pedagogica del costruire, per rimandare alla professionalizzazione delle nuove generazioni, per non perdere la tradizione. Quindi non sottrarre, come dire, sottrarre terreno all'agricoltura, ai parchi, al verde. Questo è il futuro dell'architettura. Quindi c'è un futuro straordinario davanti. C'è molto da fare. Quindi se vuoi fare l'architetto, Vedremo. non mancherà lavoro. Vedremo. Grazie mille Massimiliano, è stato un piacere. Ci sentiamo presto. Ma, piacere mio, io ti ringrazio per la tua attenzione, per la tua sensibilità in questi argomenti e spero affinché tu possa divulgare e amplificare queste tematiche. Grazie a te, Edoardo, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci.